Buongiorno a tutti e benvenuti alla prima parte del TG Sport di Radio Future Vest e Radio Nostra Radio. Come al solito parliamo del mondo di tutte le categorie di sport e non solo, anche calcio, del mondo dello sport, come dicevo, regionale, internazionale, nazionale e di tutto il resto. Andiamo a vedere proprio quali sono le prime notizie di sport. Parliamo subito del calcio regionale, come tutto Udinese. L'Udinese tutto esulta, la vittoria col Bologna strappata con il Carate. Il commento è fatto Udinese, la Zebretta scaccia il rischio depressione. La classifica invece è completa, margine di Pordenone e coi tempi dei podisti al traguardo. Andiamo invece a vedere le notizie sullo sport dell'atletica, che andiamo proprio a vedere, dove Daisy Oscue è la ragazza che sorride per prima. Andiamo a vedere invece la vigilia di Champions League di Juve Bayern Leverkusen, dove Sarri dice pensare all'Inter sarebbe un errore clamoroso, con Leverkusen sarà durissima. E Piani dice Sarri mi chiede dove cose diverse rispetto ad Allegri, voglio essere tra i migliori al mondo. Altra notizia invece sulla calcio, scarta tutte e segnala Messi, Alex Colado il nuovo fenomeno del Barcellona. Altra notizia invece siamo alla pre-vigilia della partita tra Barcellona e Inter, dove Messi è tornato in gruppo, prova a esserci contro l'Inter per sfatare un tabù. Mondiale di ciclismo, un peccato, l'Italia era stata perfetta, Valdebol avrà altre chance e è arrivato secondo, Trentino, però posso dire la verità, dei mondiali di ciclismo, tutte le categorie di mondiali di ciclismo, non ho mai visto un'organizzazione così brutta e indecente, proprio trovato un periodo brutto perché pioveva sempre, in ogni gara c'era pioggia, freddo, che c'era anche freddo, e malissimo. Male, non si può fare una gara del genere così. Torniamo invece alle vigilia che torna come di tradizione l'Eurolega, dove Luis Scola e Olimpia Milano, un matrimonio cestistico che può far tornare grandi entrambi. Invece brutto Tegola è per della Serie A della Roma, Tegola per Pellegrini, fratture del quinto metatarso, rischia un mese di stop. Andiamo a vedere il pagellone della sesta giornata di campionato, anche se finisce questa sera in posticipo di Parma-Torino alle 20:45, e andiamo proprio a vedere quali sono i voti intanto. E già, come si dice, Inter-Juve, disagio Milan, tre Ribéry. La partita di Montella in auge, che prestazione a San Siro contro un Milan che aveva già perso 4 volte, che ha già perso 4 volte, infatti l'Inter attende una competizione alla Juve in crescita, le romane si assestano, l'Atalanta vola, il Verona lotta, le Zerbi non vuole saperne di fase difensiva, invece Genoa in crisi. Voto 10 a Messier Ribéry e alla vigilia, alla rivincita di Montella. Altra notizia è quella sul 989 a un Inter matura e a una Juve in crescita. Domenica ci divertiamo? Vedremo. Voto invece 8 alla Divina Atalanta che brode di Gasperini ed è tanto il cappello. Andiamo a vedere altre notizie, quella del voto 7 alle Romane che iniziano a marcarsi tra loro. Voto 6 al coraggio organizzato del Verona. Voto 5 a Liberani, che si smentisse da solo. Voto 4 invece alla simulazione di Sante, che gli costa la Juve. L'altra notizia è quella sulla voto 3 alla rassegnazione della SPAL. Voto 2 invece a Genoa e a Sampdoria, i nervi e irriconoscibile a rischio. Voto 1 alla fase difensiva di De Zerbi. E voto 0 non c'è. Scusate, quello zero è la partenza del Milan, la peggiore degli ultimi 80 anni. Pensate un po' voi.
Andiamo invece a vedere altra notizia, quella sulla Ferrari. Quanta tensione in radio, ora si metta la museruola a Leclerc ed è Vettel. Una brutta gara per la Ferrari, che a metà gara succede l'imprevisto. Si spegne di brutto il motore, esempio, il motore di Vettel. Leclerc, per colpa della Virtual Safety Car e della Safety Car, va a fare il cambio gomme e arriva terzo, invece di essere primo. Andiamo a vedere un'altra notizia, invece quella della Air Division, dove che regalo di Drobel, il portiere del Twente, serve un avversario per segnare. Nuoto invece International Swimming Race al via, e dove la Sara Siotrom sarà un bel cambiamento per il nuoto. La Tepiticina, ancora Marco Cecchinato, compleanno Amaro, una tocca KO al primo turno. E anche Lorenzo Sonego fuori al primo turno con Kung vince in rimonta. Invece su RSA di nuovo Ranieri, io al Milan, spero Giampaolo resti al suo posto e dimostri la sua qualità. Altre notizie, quella di West, se vi ricordate l'ex milanista, la mafia fece di tutto per mandarmi via dal Milan. Invece calcio, insulta la treca Greta Thunberg su Facebook e licenziato l'allenatore dei giovanili del Grosseto. Altra notizia è quella di Mas Bianchi, punta su Romano Fenati, il marchigiano nel 2020 in Moto3 nel team del Corsaro. Coppa del Mondo di rugby, invece Scozia-Samoa, leader Samoa 34-0, netta vittoria e gli scozzesi tornano in corsa. Altre notizie, quella come dicevo dei mondiali di ciclismo, dove Matteo Trentin si prende l'argento e l'Italia torna in Italia a 11 anni di distanza. Invece sulla Serie A di basket A1, incredibile sconfitta di Milano, la Fortitudo regola Venezia. E invece ok di Brindisi, Sassari e Virtus Bologna. Brutta notizia invece per il mondiale di atletica, tripletta cinese alla 20 km di marcia, la Young firma il terzo titolo e la Palmisano fuori dalla top 10. Invece altre notizie non ne ho, mi pare. Anzi, di nuovo il mondiale di atletica, la Fraser e la Prince vince ancora i 100 metri, quarto oro in carriera sulla distanza dei 100 metri. Altre notizie. Andiamo proprio a cercarle. Ecco quella dell'atletica di Monete Atletica a Doha, che anche lì un'organizzazione brutta, caldo e tanto umido, come fanno a fare i mondiali di atletica in un posto così caldoso e umidoso, dove l'italiano in semifinale del 200 con ripescaggio pensava di fare qualche centesimo o meno. Bene, e altra notizia è quella delle finali europee di pallavolo, dove la Serbia è sul trono dell'Europa, la Slovenia di Giuliani si arrende. Bene, questo è tutto, non so dirvi altro. A parte il rugby, ecco, ranking mondiale aggiornato, crollano Irlanda e le Figi, Argentina in top 10. Bene, vi ringrazio a tutti voi e che dirvi a fra poco con i risultati e programmazioni del TG Sport, seconda parte, dalla divisione destra della nostra radio. Grazie a tutti voi, ciao a tutti. Marco, è tutto. Ciao ciao.